Non mi infilo con il cazzariello dietro? Possiamo anche smetterla con i doppi sensi? Che facciamo, zia? Dai, dai. Allora, non mi infilo con il green screen. Metto direttamente questo qui perché va bene lo stesso. Ditemi se si sente l'audio, per favore! Ehi, di meno! Che... Gesù! Mannaggia! Basta! Fermi! Carica partita. Allora, credo che sia questo Rain, quello I'm che outside, seeing something extremely disturbing. I have a dobbiamo. terrible feeling that I know what they're up to here. Yeah? What you got? Si There are sente. vampires walking around in broad daylight. Wait, not exactly daylight, but under some sort of red cloud that's issuing from Eccola, the volevate river le fence. Where the bubas? cloud goes, they Fatto. can go. E lo so, mo' As if it abbasso. protects them from the sun. What? That must be the shroud I heard them mention. So that's what they're making here? Lady wins the prize, and if they're serious about pumping enough of it. Oh, sweet God. Ma lei perché Vampires will be cammina così? able to move in daylight. This is bigger than we ever guessed. We've got to stop this. Shut this place down. Vabbè, Severin, le we could be che hanno talking fisica end of the propria. world here. Definitely. Don't let that happen, Rain. You might not care much for humans, but it's got to be better than living in a vampire apocalypse. Yeah, I'll give you that. Ok, va bene, noi stiamo facendo il sugo, effettivamente, come ha detto Zenki. Stiamo facendo il sugo in questa fabbrica, ma dobbiamo impedire che si faccia altro sugo. A quanto pare ci eravamo fermati su Bloodrain in questo momento strano, stranissimo, in cui abbiamo scoperto che ci sono dei vampiri. Cammina così perché è allenata ad aggrapparsi sui pali. Lasciamo stare. Lasciamo stare. Mi sento sporco ad averla scritta. Attenzione che qua già ci sta il primo insofferente. Allora, signore, allora, che vogliamo fare? No, allora, io di primo aiuto devo riprendere un'altra volta i... Aia! Oh, zio! Sei scemo? Dai! Per favore. Oh, mi era mancata, signorina. Mi era mancata. Posso... vabbè, ho capito. Ma che sei fatto di pongo? Da, ma che sei fatto di pongo? Sul serio? Vediamo un po' quali sono i miei obiettivi. Più di Wetworks. Abbiamo scoperto che quindi stanno creando dei vampiri che riescono a stare liberamente anche alla luce del sole. Non ho capito per quale motivo Rain vuole essere l'unica vampira sulla faccia della terra. Cioè, lei proprio si triggera a sapere che esistono altri vampiri. No, gli altri vampiri! Che paura! Vabbè, ho capito. Sì, ma sono volata. Tira la leva. Tira la leva. Mannaggia, tutto questo mi picchia, sì. Proviamo a vedere se riesco. Ah, sì. Ciuccio! Più o meno. E ho capito, Rain, però, bella mamma, devi girarti dall'altro lato. Madonna mia, non vedo niente. Saltagli addosso, Rain. Manna no, Rain, di qua, mamma. Mamma mia, la telecamera. Ma che cacchio è? Dark Souls? Ehi! Rain, spostati! Che lui mette il martello in mano. Che fa? Pronto. Signore, può venire di qua, per favore? Che lì la situazione è un po' scomoda. Dai, succhio intanto, dai. Tanto che lei arriva, io succhio. No, no, le faccio con praticità. Mo' giro. Rain, è lì. Il signore è lì. Era il nostro pastore. Fatto! Eccomi! Più Ma chi è il regista delle inquadrature? Uwe Boll? o meno sì, visto che l'ha fatto lui. Allora, voglio fare una cosa, però voglio alzarvi giusto un'altra punta in audio perché ho capito che si sente poco, però non si deve sentire così poco. Ora, bello. Per favore. La mazza di tua sorella. No! Da, basta, no. Fanno tutto loro, fanno. Gli infligga marcescenza, presto. Guarda, più marcescenza di così, mi sa che è abbastanza difficile. Allora, io posso andare avanti? Va bene, andiamo avanti. Oh no, ci sparano. Ma noi siamo troppo forti per le sparate, credo, non è vero? Ma possiamo sparare noi a loro. Tiè, vedi sti tricchi tracchi? No, ho finito il sangue. Però non è possibile che abbia veramente uno sputo di sangue ogni volta. Allora, questo è morto e vivo. Credo che sia morto. E non c'era un altro qui. Scusatemi, io rompo tutto. Che non si sa mai. Toh.
Ma è la Tasmania! È vero, certe volte ci sono questi versi tipo. Che sono tipo io quando provo a buttarmi sott'acqua e poi mi ricordo che non so trattenere il respiro sott'acqua. Ah! Ma non c'eravamo stati qui, ragazzi? Non avevo fatto questo livello con le pompe in cui dovevo schiacciare le persone? No? Ah, no? Io mi ricordo di averlo già fatto questo livello. Non so perché ho questo vago presentimento. Signore? Scusi, posso al volo? Ah, no, non c'è bisogno. Vabbè, ho capito, però. Oh no, la porta è chiusa. È già stato fatto, vero? Preferisco non fare la battuta. Stai calmo. Ciao, Ratatouille! Mua! Grazie mille per essere stato con noi. Potresti farla l'emote della mazza di... No! Calmi. Calmi. Non sai trattenere il respiro sott'acqua? Ma fuori dall'acqua sì? No, nemmeno, però... No, quando... Allora, io ho questa cosa che... non posso nemmeno fare i tuffi, ad esempio. Perché l'idea... No, 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 no! E te pareva. L'idea che io debba... E basta con ste mazze! Oh! Bravi, tutti e tre contemporaneamente. Raga, ma non entra. Raga, non entra Rain. Non ho capito per quale motivo, ma non mi entra Rain. Cioè, non mi esce Rain. Vabbè. Che è successo? Pronto, signore? Oh no! Ah! Quindi li devo buttare di qua, forse. Venga! Aspetta, succhio un attimo, che una... Qua veramente subito fan. Che schifo, vabbè, ho capito. Ma non è che possiamo sempre essere bellissimi qui. Venga! Dentro! E due! Forse dobbiamo accumulare la ciccia? Mi sa di sì. Due palle! Senta, io vorrei succhiarla a lei, se mi permette. Però si deve levare la mazza di mano. Ok, la mazza di mano se l'è tolta. Perfetto. Tutti fermi ad aspettare che finisca l'animazione. Come i cattivi dei Power Rangers. Anzi, i cattivi di qualsiasi cosa. No, dai, ho sbagliato. Vieni di qua. Ma dove va? Ma perché? Ma perché nessuno va nel verso giusto? Uè, Kumba, di qua, chi è? Nel fantastico mondo dei pezzomani. Cari pezzomani, ormai mi scuso soltanto, ma sono piena di cose da fare e anche se non sono con voi spesso vi penso sempre minore 3. Un abbraccione a tutti e alla mia dottoressa preferita minore 3. Signorina, bentornata, 22 mesi insieme, signorina, ci manca un sacco, le dico solo questo, le voglio un sacco bene, lo so, la vita è brutta, gli impegni, i fatti, le cose, però ci manca un sacco, le voglio bene, bentornata nel fantastico mondo dei pezzomani. Mi sto tirando la gola e quindi parlo tipo come una poppalda. Per i tuffi pure io non riesco a farli, dato che da piccolo mi fece malissimo nel farne uno e rimasi traumatizzato. Sì, non riesco a buttarmi in acqua. Perché poi il fatto che mi devo tappare il naso mi provoca ansia e quindi non riesco a trattenere il respiro sott'acqua. Quindi non lo fa, vado in panico e respiro sott'acqua, quindi mi sento, poi muoio. Cioè, il punto è quello. Molan, salve, benvenuto, si accomodi. Vi lascio il lurchino, così almeno vi tengo con me. Ti voglio bene, Kinza. Ciao, Angioletto! Allora, raga, io sto acchiappando persone, sto infilando persone... da qualche parte. Ma quanti ne devo accumulare di polpette? Dai, suppongo che siamo abbastanza polpette ormai. Ancora? Madonna, quante polpette servono ancora? Madonna. Ancora? No. Signore, mi scusi. Si faccia succhiare. Dai, non c'è mai, siamo qua. Sì, sì. Che spa? Vieni qua. Francesco, vieni qua. Ma ho capito, non mi sparano da lontano, non è giusta questa cosa. Ho finito le polpette. Ah no, eccolo. Ha! Fatto! Di nuovo! Sono tornato, qualcuno ha già indovinato quanti chicchi di riso ci sono nel fatto apposta sottovuoto? No, mancavi tu. Ciao, Cesc! Raga, ma stiamo a 29 fatto apposta qui. Quanti ne devo buttare più? Aiuto! Non ho capito. Sto intasando le tubature. Rotto! Fatto! Fermi!
No, io non ci riesco, mi viene l'ansia a me. Cioè, andare sott'acqua mi viene l'ansia, quindi non lo faccio. Cerco di evitare. Infatti un'altra cosa che non faccio mai è andare al mare. Cioè, io abitavo letteralmente al mare, ma non ci vado mai perché ho paura dell'acqua. Perché poi da questo mi è venuta la paura dell'acqua. Ragazzi, ma io devo andare giù o sopra adesso? Credo sopra, suppongo. Quindi proviamo ad andare sopra. Sì, perché si è rotta la porta qui. Ma fatemi passare, cretini! Rain, dove vai? Ma poi fra l'altro lei è piegata sempre... Con la modalità teatro il bubedì ha un altro sapore. C'è la modalità teatro? Scusa? Abito vicino e non ci vado mai. Sì, io credo che veramente se abiti in un posto di mare poi alla fine finisci per non andarci mai. Cioè io ormai ho imparato questo. Io invece quando sono in acqua sono un boa. Siamo fratelli separati dalla nascita. Anche io ho paura dell'acqua, per questo bevo solo birra. Non faccia il simpaticone, non faccia. Per vedere a schermo più largo. No, ma come si mette la modalità teatro, vorrei dire? Cioè, non ho capito. Allora, dove devo andare per andare dove devo andare? Suppongo di dovermi buttare... Ehi! Vabbè. Scusate, ho fatto un'entrata di scena che non mi piace. La possiamo rifare? Pronto? Signora? I limoni? Dove devo andare? Rain? Suppongo giù. Oh no! Oh no, un tizio con una vanganganga! Sì, sì, sì. No, no, fai. Io andando su più... Ehi, rumori molesti! C'è il tasto a sinistra del tutto schermo. Un farbacco, no? Vabbè, anche meno la prossima volta. Non ci ho mai fatto caso. Ho capito, ma i signori sono bloccati il passato. Ma allora? Ma no, Ranna, non ti innamorare! Scusa, cos'è successo? Non lo so. Cos'è successo? Sei succhiata? No, no, Rain, no. Non esserlo. Non essere succhiata. È morta di paura. Ha visto il fuoco da lontano e ha detto no! Niente, il tizio con la pala si bacucca sempre lì. Vai, gira. Balliamo il bam bam twist. Sì, ho capito. Fatti succhiare, stai calmo. Sì, succhiami. Va. Ma che sta a fa? Stai calma. Passa di qua, imbecille. Ma che è successo? Ma non possono essere veri questi effetti sonori, raga. Ammetto, in realtà... va bene, ho capito, ma quanto cafone! Quanto cafone! Lo ammetto, in realtà sono io che faccio i suoni, ma sono bravissima a non farmi vedere che faccio i suoni. Quindi ogni volta, vedete, anche questi spari li faccio io, faccio... Che schifo, sputato. Devo smettere di sputare. Ehia! Smettila! Cretino! Capito, ma dove... Ma perché mi sparano da tutte le parti? Anche da dietro? Non c'erano dietro. C'ero io dietro. Dove vai? Vieni qua. Sì, vabbè, ho capito. Ma sto lanciando tutto e di più qua. Stai calmo. Stai calmo, stai. Beatboxer. Il mio ragazzo mi ha chiesto come fai a mettere i suoni. Hai visto? Sono bravissima, lascia sta. In sto gioco puoi buttare giù con un colpo chiunque senza resistenza. Se succhi, sì. Oh no. Va bene, è il momento di prendere i paccheri. È il momento di percezione dilatata. Rain? È il momento di percezione dilatata, Rain, spostati. Yeah, kinda stings, huh? Che detto? Te so, devi andare dietro, brava. Su, vai, forza. Bravissima, guarda lì che rallentis. Brava. Fatto. Easy. Te. Ti scasso anche qui. Non si scassa, non si rompa. Che bel rapporto. Lui le spara e le fai su. Vedi? Scusi, signor mostro, possiamo parlare un attimo? Fatto, già fatto. To. Max Rain è stato già detto. Poco più su.
Giusto un poco più su. Vabbè, io non ho bisogno di rompere i computer. Quindi scendo e basta. Ma che è sto rumore da Bud Spencer? Scusami. Ma che è? Ho come l'impressione che ci sia qualche altra persona. Lo sapevo. Nenne! Velocità di latazia! Corri, Rain! Corri! Ma perché mi sta succhiando all'indietro? Raga, qualcosa mi succhia! Cosa sta succedendo? Ah! Percezione di latazia! Il culo in faccia! Rain, non sto capendo, mamma! Madonna! Vai, vai, vai! Menaglie! Sì, sgaloppa, sgaloppa! Prendi lui! Rey! Mannaggia tutto! Ma perché non la smetti? Ma cosa sta succedendo? No, raga, non sto capendo! Ma che cazzo succede? Non sto capendo! Sì. Scusami, Rey! Fammi succhiare al volo! Ah, qui c'è questa ventola che mi... sbaglio. Lo so, ho capito, vorrei poter succhiare. Come mi sono rifillata la vita? Come hai fatto a rifillarmi la vita? Allora, senti, bello, tu e sta pala andate a no, pure tu. Prendi e vai via. Mo' a te prendo e ti succhio. Così, per sfizio. Pure a te. Così, perché posso. Va bene, ma quindi è morto il tizio? Ma è finito? Succhio wireless? Ti sarei fatta la doccia nel succo? Ma veramente? Ma non credo. Cioè, ho fatto il bagno di sangue e sono... ho ripreso vita per questo? Ma poi sono successe delle cose, si è aperta una manopola. Dovevo sfracellarli qui dentro? Sì, credo di sì. Madonna mia, quanta resistenza devo fare per passare però. Forse devo entrare di là, perché qui credo che non ci sia niente. Ok. Devo salire. Va bene. Fatto. Dai. Troppo intelligente come... ma troppo intelligente come gioco. Non sono abituata. Cos'è tutta questa intelligenza? Ciao Zuma. Grazie mille per essere stato con... no, dai. Di nuovo la sbrosfra. Ma basta. Ma c'è una boss fight ogni tre passi. Sia. Ah, bella. Ma stai molto calming. C'ho due lame grosse così. Guarda là, guarda. Sì, sì. Ma scusami, non fa niente. Aia, i calci in bocca. Ma dai. Rain, allora. Il problema sai che cos'è, Rain? Ma sto colpendo qualcosa? Come cazzo funziona questa... Tiè. Mi fuggio assassino, che quantomeno faccio un po' di danno. Fammi succhiare. Scusa. No, no, bella. Oh, oh. Ti spacco la faccia, ti spacco. Niente, questa mi fa malissimo. Vai a prendere l'ascensore, vai. Grandissima Cessi e sia, mannaggia. Ma io non so come affettarla, perché è un... allora, il mio potere del rallenti è inutile. Cioè, io adesso ho la percezione dilatata. Dovrei essere più veloce di lei, perché vedo tutto a rallentatore, ma io sono veloce uguale. E invece no. Mi rallenta tutto e rallento anche io. Sì, vabbè, ho capito. Le magiche ballerine volanti. Qua siamo arrivate. Ma stai calma, i calci in bocca. Basta! Che devi fare con sti calci? Non parare. Bastarda. Non so che cosa stia succedendo. Non parare, ti ho detto. Ora, io disattivo il potere. Voglio provare a vedere se riesco a succhiare qualcuno. C'è qualcuno? No? Ti spacco la faccia! Sì, no, che salti! Imbranata che non sia... Senti, oh, basta! E dai! Brava, così! A terra! Sciò, sciò! Qui, qui! Aspetta! Qualcuno da succhiare! Al volo! Madonna mia, siete arrivati proprio nel momento del bisogno! Percezione di latazia! Vado a succhiare lui! Corri! Vabbè. Meno male.
Meno male che mi si dilata la percezione. Allora, signore, cioè, stavamo dicendo. No, no. Ma dalle due calci in bocca come hai fatto prima. Dove va? Signora. Ma dove? Ma perché è saltato? Guarda, ti spacco le budella. Oh, bravissima. Più o meno. Rin, non so che cosa stia succedendo comunque. Cominciamo a dare un po' di numeri. Stai ferma, cretina. No, signore, lei succhio. Scusi un attimo. Stai calma pure tu. Che cacchio mi spari? Ma che mi spari? Sei imbecille. Ai 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 ai. Con ste lame. E vedi. Perché lei a un certo punto mi fa le wombo combo incredibili? Mo te voglio. Oddio, oddio, non vedo. Non so che cosa è successo. Non so chi sta picchiando chi. Qualcosa sta succedendo, ma sta succedendo molto male, quindi succhierò. Madonna mia, per quanto. Ok, signora, sono pronta a tornare in pista. Sì, venga, venga, faccio un comodo. Vabbè, faccio... Ciao, Tabas! Arriverà qualcun altro? Così almeno mi rifocillo. Non lo so. Sembrano veramente degli effetti sonori dei film di Kung Fu degli anni 60. Però fatti male. Ciao, Papero, buon pomeriggio. Signora, a suo rischio e pericolo. Madonna mia, che palle. Arrivo. Scusa. Non vedevo l'ora arrivasse il pirla qui. Venga. Aspetta. Madonna mia. Devono fare sempre ste ballerine volanti queste. Ma sì, ma che salti. Oh no, no, c'è il signore. Ma quali suoni astrusi sto sentendo. Signora, venga, ci sono due calci per lei. Vabbè, ho capito. Ma questa vola sempre lontano. Sta mettendo un quarto d'ora per prenderci a capate. Basta. Mi dilato. Ti dilato a furia di calci in bocca. Tiè. Non proteggerti, bastarda. Dai, però la sto sfellando. Ma non è giusto. Madonna Reina, veramente. Mamma santa, che che cosa sto guardando? Ah, la signora è morta. Va bene. La sto caricando in macchina. Evviva, usciamo. I nemici hanno proiettili infiniti. È inutile che stai lì a fare la pala. Non ho capito. Non ho capito. E intanto smettiamo di dilatarci. Succhiamo lui al volo. E penso di poter andare avanti, no? No, c'è un altro. Signore, anche lei, scusi un attimo. Al volissimo, perfetto così. Dov'è il mio prossimo step? Devo andare di qua. Oddio. Perché non guardo mai i filmazzi? Credo che sia di qua. Era di qua! Madonna, abbiamo fatto due livelli così? Ma sono fortissima! Madonna, Rain! Ma di cosa stiamo parlando? Spacco tutto, spacco! Fatemi entrare! Cioè, oh! Ti ha dato un altro potere, bomba di sa... Sì, allora, praticamente noi stiamo prendendo un botto di poteri. Il problema è che non ho ancora capito come si mettono. Quindi noi stiamo giocando ancora con i poteri base. Raga, non mi giudicate, sto giocando in hard mode. Va bene? Pronto? Built fed crushers, room full of them. Looks like there's only one way to get across. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Ho capito. E mo come passo io? Sì, stai fermo, imbecille. No, la pala. Il mio più grande nemico. Signore. Signore, mi vuole... ma sei horrible, tua sorella, lo vai a dire. Allora, io posso provare a prendere i ragazzi e a buttarli qui... No. A prendere i ragazzi e a buttarli qui dentro. Funziona? Puoi entrare? Signore, può provare ad entrare?
sì, più o meno. Lo rifacciamo? Ma che stanno a fare questi qua? Madonna mia, mi sembra veramente un film comico. Un po' di poteri lo rivende il mercato. Ma allora, non c'è un menu inventario da potersi, per poterci infilare le zampoglie? Assolutamente sì. Ma secondo te io lo guarderò? No. Sì, ho capito, ma ci sono troppe persone che mi sparano. Io invece voglio capire come fare. Ah. 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 Sento il flusso. Eccola, sento il flusso degli schiaffi in fabbia. Ho fatto però. Ma dai, ma hanno citato Maria Teresa. Ma hanno citato, non vale. I signori sono passati dalla porta. Rain. Ma i signori hanno finito. Dai. Sembrava peggio, effettivamente sì. Però i signori stavano citando. Aia. Salgo. Aia. Passo. Ah. Eccola, una serie di schiaffi senza senso. Ma è qui che dovevo scendere. Ho preso una serie di schiaffi senza senso però. Attenzione, mi sparano. Potete venire un attimo di qua. No, non tu. Allora, vai via e a te di succhio. Così mi rifocillo un attimo. Però te lo sa che senti il flusso? Ma io devo, per forza. Perché altrimenti qui non andiamo avanti. Assolutamente no, che domanda. Brava, vedi? Ma vedi che allora lei mi conosce. Madonna mia, però che rumori molesting. Non era esattamente quello che volevo fare, però... Oddio, non vedo, tutto fumo. E niente arrosto. Sto salendo. Tom, se il potere non ti serve, mettilo su Vinted. Sì, ma io infatti lo vendo. Penso che di venderlo il prima possibile. E lo... Detesto. Ma come si chiamano queste fabbriche? Detesto. Oddio, no, le fiamme blu. Sono proprio sinonimo di pericolosità. Che succede? Cosa devo fare? Devo salire e menare tutti. Come è giusto che sia in un Blood Rain. Potere delle bubas! A me! Adesso arriva la musica di... come si chiama? Di Britney Spears, va bene. Di Sailor Manza. Zanzenze! Ti prendo e ti sparco via! Ti sparco però. Ti alzi un attimo. Così mi rifocillo e poi vado avanti. To! Oh, benissimo così. Ok, suppongo di dover andare verso le fiamme blu. Anche se non mi spiegano un cazzo in sto gioco. Vediamo. Sfonda il cancello di sicurezza. Allora, lei con lo sfondamento credo che sia abbastanza forte. Intanto affetto lui. Vabbè, Rain, però tutte con queste minacce velate, anche tu. Stai un po' più calma, signorina. Vabbè, ho capito, ma non serviva tagliargli per forza la gamba, eh. Posso passare di qua? Suppongo di no, ovviamente. No, scusami. Ma sì, ma mi rida. Ma lasci. E dove passo? No! Mannaccia. Non volevo che succedesse questo. Ma prendilo con la catena! No! Secondo me devo menare tutti. Dai, Basta! Basta! Vado a succhiare lui! Almeno. Almeno una soddisfazione nella vita. Tiè! Becca di qui. Ma basta! Lasciami! Vai via! Brava! Ah, è questo che devo fare. Fico? Ok, ho capito. Ho capito. Signore, venga qui. E nenneccia, miseria, per quanto. Signore, venga qui. Preso. Lanciato. Quasi. Va bene, sì. Ci sta. Signore, venga qui. Chi è che spara? Chi è il mona che spara? Preso. Ha! Preso. Madonna mia, ma che mira. Ma che mira. Ragazzi, mi raccomando comunque, non buttate i corpi nel fuoco. Non si fa. È maleducazione. La gente potrebbe prendersela male. Signore, però se lei mi spara da lontano io non è che posso fare moltissimo, eh. Cioè, capisco. Vedi questo che mi si avvicina? Lei così deve fare. No, mannaggia. Vabbè, dai. Signore, venga qui. Allora, io la prendo e la lancio
Perfetto, bravissimo, preciso, preciso. Ciao Giovincello! Buon pomeristi, stiristi. Devo scendere? Ora, mi è esploso tutto, quindi suppongo di dover scendere. Forse devo buttare la gente qui dentro. Ma perché devo sempre buttare le persone nelle cose? No, scusi. Oh no, mi sono caduti i signori. Signori, scusatemi, potete entrare di nuovo qui. Allora, vi prendo e vi butto nel fuoco. Fuori uno, credo. Più o meno. Ok. Aspetta. Rifacciamolo, Beppe. Vai. Ha! No! Così. Perfetto, bravissima. Maronna mia. Ma quanta prelibatezza. Dai, però si è aperto. Non si è aperto ancora. Ma ancora? Quanti ne devo buttare qui dentro? Vabbè, io continuo a menare. La porta non si apre, però. Ma è possibile che vanno alimentati a persone? Mannaggia. Che sazieta. Vieni qua. Cioè, ma non è giusto che vadano alimentati. Ma quale cosa funziona con le persone? Attenzione. Perché si dovrebbe aprire una porta se butto le persone dentro? Ragazzi, non so quanti ne servono, eh. Attenzione però, aspetta, c'è un cambio di prospettiva. Adesso sappiamo. Sappiamo che possiamo andare avanti. Ma io sento i grilli. È un combustibile ecosostenibile. Sì, più o meno sì, dai. Ah, che bello, lei è già salita. Che bello quando mi fanno le cose veloci. Ok, Rain, siamo saliti. Dobbiamo scendere. Possiamo scendere e salire? No, perché c'è un'altra porta. E infatti noi dobbiamo andare di qua. Salende. Scusami. È inutile che spari. Dai, ma ancora non l'hai capito. Balliamo un valzer, va. Toh, che mi mancava girare in tondo. Toh, anche con te. Mi mancava girare in tondo. Basta, per favore, stop. Giriamo un altro po' e via. Ma credevi che fossi... No, mannaggia tutto. Sì, ho capito, ma perché ci sono sempre le cose? La succhia Valzer. Chi è che sta arrivando? Raga, sono arrivati due brutti. Non che gli altri fossero particolarmente belli, ma questi li vedo parecchio brutti. Li vedo parecchio incazzeti. Io li succhio. Mica per forza li devo menà. Ho un paio di schiaffi in faccia. Vi taglio il fegato. A te ti lancio, perché credo che sia più conveniente. E basta, fatto. Siamo al prossimo step, su. Vero? Sono bravissima. Sono uscita dalla fabbrica. Oh, abbiamo fatto sto livello velocissimo. Oh no. No, tesoro, ma non ti puoi armare soltanto di... Oh. Sunlight, tua sorella, lo vai a dire. Oh no, il Sunlight, è vero? Può far bacco. Un troll? Che cos'è? Un toro se... Beh, vabbè, ho capito. Rain, spostati a mamma. That's gonna feel funny. Ho capito, Rain. Però qua dobbiamo vedere che dobbiamo fare. Allora, io non so che cosa sto affettando in questo momento, eh. Credo il cattivo. Credo, però. Non ne sono sicura. Ve lo faccio sapere tra una decina di minuti. Ma che fa? Mi scalcia, signore. Sto affettando lui. Raga, mi date una conferma? Aia, il calcio in bocca. Tua sorella, glielo dai. Io non so se sto mirando effettivamente la cosa giusta. No, lui scalcia. Sta facendo praticamente i... Sta facendo gli esercizi di... Come si chiama? Di già in fondo lui. Guarda là. Stendi la gamba. Brava così, tesoro. Stendi l'altra gamba. No, non avanti. No. No, attenzione che lui stende troppo. E poi se stende troppo abbiamo finito di campare. Attenzione di nuovo. Vedi che stende la gamba. No, adesso do lo schiaffo. Questo è lo schiaffo animale.
Io non so che cosa stia succedendo, però vedo lui che stende la gamba, va bene, dai. È un Balrog, sì, più o meno ci somiglia. È un Balrog però più pezzotto. Vedi come stende la gamba di nuovo? Bravissimo. Stenditore di gambe. Sei un perfetto stenditore di gambe. Mo l'altro? Chi lo acchiappa l'altro? No, chi lo acchiappa l'altro? E io come faccio? C'è il sole, dai, ma ci sono anche gli sparadores, signore. Un cacchio. E ho capito, ma sparano. Ma porca miseria. Posso fare il giro? Rain al volissimo. Proviamo a fare il giro. Proviamo a fare il giro che magari li freghiamo. Così mi vado a fare pure una succhiatina, che non fa mai male. Signori! Succhio! Maronna! Niente. Ci ho provato, amici. Forse dovevo tirare. Cacchio. Non c'hai le pistole pure te? Sì, effettivamente sì. Però non le uso mai perché quelli tre colpi e sono morti. Cioè, nel senso, sono morta io. Capito, Rain? Lascia perdere. Stai molto calma. Sì, sì, fai la ballerina volante. Brava così. Ok. Vai che il signore adesso si dilata di nuovo. Madonna mia. Ma ho capito, il carigone proprio. Raga, io ci riprovo. No. Niente schiaffi. No. Non mi avrai. Dammi le gambe. C'è in fronta. Dammi. Vabbè, Rain, però lo devi colpire, zia. Dammi le gambe. Eccolo. Parte. Il calcio d'angelo. Forte. Prepotente. Secondo me devo colpirgli. C'è una parte rossa sulla pancia. Perché gli faccio danno, però gli faccio poco danno. Secondo me. No! Gli schiaffi del soldato! Assennaccia tutto! No, 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 dove devo girare? Perché il culo, secondo me, è forse la parte più dura. Ciao, best! Credo che il culo sia la parte più tosta. È quella che ha allenato di più. Quindi secondo me è difficile che si faccia male. Infatti non si fa quasi mai male. Oh no. No, no, no. Vabbè, ho capito. Madonna, il rallenti peggio fatto. Ma che è sto suono astruso? Eia. Rain, devi girare. Rain, gira. Brava. Uff. Quanto difficile nella vita essere una vampira. Secondo me gli devo prendere la parte rossa. Cioè io lo sto beccando soltanto perché di tanto in tanto... Che succede? Soltanto perché di tanto in tanto per prendergli il culo gli prendo anche la vita. Attenzione! Scalcia! No, non è vero. Non lo so, ragazzi, non lo so. Sta succedendo qualcosa. Scusa, Rain. Fatto! Finito! Fuori uno, l'altro invece è ancora a riflettere sul suo passato. Se provi ad urlargli tu non puoi passare, mannaggia. Oh, raga, io corro di nuovo. Adesso rifacciamo il tricks di prima, però me li succhio da lontano, me li succhio con l'ombra. Quindi io arrivo qui dietro piano piano. Zitta zitta, quattro qua. No, 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 devi l'altro. No, Rain. Rain. Brava! Perfetto! Sucking! Vabbè, no, 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 basta, basta, basta così, basta così, basta così. Vabbè, Rain, però di meno, tesoro. Non pensa, scusami, scusami. L'ho sentita soffrire troppo. Sembrava un'altra cosa. Signore? Dov'è il signore? Aia! Fessi sorto. Vieni qua, vieni qua. Prima che... Fatto! Che sudore! Quanto è difficile la vita di una vampira parte 2. Allora, il signore è arrivato di là. Bei cazzi. Mannaggia. Fatto! Arrivo! Ma questo corre. Rain, salta, 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 Rain! Madonna mia.
La telecamera insofferente. Dai, attacca, zia! Brava! Veni... Ehi, come mi ha preso, scusami? Non lo so, però va bene. Facciamo finta che possa capirlo. Oddio, no! Rain, ma stai beccando al signore lì dietro? Dai, dietro il culetto, bravissima! Più o meno... Più o meno, sembravano i suoni del film. Vedo che eravate tutti attenti durante il film, vero? Rain, per favore. Siamo ad un passo dalla vittoria. Bravo, punta al culo. Punta al culo e continua. Madonna santissima. Ragazzi, veramente la cosa più scomoda mai creata. Il rallenti penso che sia veramente la cosa più scomoda mai creata per questo gioco. Allora, qua siamo proprio esattamente dove non volevo essere. Ma io, fra l'altro, quanto mi sto avvicinando all'oscurità? Ok. No! Lo schiaffo in faccia, no! Rain, girati, girati! Benissimo. Madonna, mi sta venendo la vomitella a furia di girarmi così. No, Rain! Ma questa è cretina! Questa è imbecille, io l'ho detto che è imbecille. Non salta! Cioè, non è capace di puntare al culo. Punta al culo. Yeah, kinda stings, huh? Lo so che punta. Vabbè, ho capito. Anzi, no, punge. Capito, però smettila. Ehi. Donna, un parto. Io sento che sto toccando del metallo, però. Zio. Dai, Balrog. Hai rotto tre quarti. Rain, spostati. Vai di qua. No. Mannaggia. Madonna, se muoio mi denuncio. Ok. Vai, vai, vai adesso. Più o meno. Affetta. Affetta. Affetta tutto, Rain. Non so se lo sto menando oppure no. Affetta, Rain, affetta. Yes. No, non sono immune al sole, perché lei è vampira, lei ancora ha della solitudine nel suo corpo. Yal, ma non sono al sole, che mi bruci, negredina. Gli altri stanno creando, praticamente stanno creando dei vampiri che invece sono immuni al sole. E io dove devo andare, scusami? Attraversa la passerella per entrare nell'edificio successivo. Dove? Ciao Simone! Non ho capito, ragazzi. No, raga, non mi è chiaro. Qual è la passerella? Scusami, io venivo di là. Lì dentro? E come ci entro? Ah, no, no, mannaggia, sta la porta aperta e non ho visto! Sì, parte pure... Mannaggia, tutti i peppinielli! No! Non mi avrai! Non mi avrai! Neste! Stede! No! Wealth. Rifacciamola. Yes, va buona. Va buona. Allora, sì, ero vai. Ma fessi, sì. No, sentite, facciamo una cosa. Ma a me non me ne fotte niente. Ma per me può andare a morire ammazzato lì. Dai, ditemi che non si aprono le porte soltanto se prendo i due tizi. Cioè io li lascio lì, ma chi se ne frega? Ma tu sparagli a questi. Ma ho 5 proiettili, non ci riesco. No, prendo lei e la mando via. E ti affetto, così almeno possiamo dire che sono una persona affettuosa. Tieni, ciuccio anche te e vado via. Ma allora vaffanculo, ma io 3 ore prima, ma scusami! Ma allora! Ma di che stiamo parlando? Ma vaffanculo! Sì, sparami a tua sorella!
bello, sparami. Ora io però non so come ricaricare i proiettili. Il punto... Aia, no, scusi signora, non volevo affettarle le mani. Non so come ricaricare i proiettili. Cioè non so come. Sono 5, pensavo che potevi sparare per tutto il tempo tipo Tomb Raider. No, perché se vedi, ma adesso sono 6. Però io avevo capito che succhiando il sangue, scusami, succhiando il sangue mi dava... infatti sì, è vero. Più succhio, più mi dà proiettili. Quindi io succhio e basta. Va, passiamo il nostro tempo a succhiare. Che cosa hai fatto in Blood Rain? Ma mi sono divertita un sacco. Va là. Va là come ci salgono. Perché praticamente noi utilizziamo sti proiettili di sangue, e quindi li possiamo utilizzare soltanto così, soltanto succhiando. Scusi signore, non volevo. Dai. Bella idea del cacchio, vorrei dire. Quanto difficile ascoltare tutto questo, ragazzi. Non è colpa mia, da dove viene la signora? Eh no, no, bello, sei al sole. Un posto al sole no. Che fate? Vi alzate? Allora, se ti alzi da qui, ti su. Beh, Rain, a piacere tuo. E mo come salgo sopra? Beh, fatti apposta. Oh no! Allora, signora, devi andare a farsi friggere. Ma io continuo a ricaricare roba. Toh! Ma che succede? Oh, bella! Eba! Aia! Ma che è successo? Ma con quale fisica? Ma perché si sta rompendo il gioco? Allora, devo salire sopra, suppongo. Quindi, ok, sono salita. Sono dentro. Sto andando. Che paura. Ok, basta, supera. Cioè, non dovevo fare i Balrog. Ma allora che me li avete messi a fare? Perché mi date la barra della vita? Il vero titolo del gioco è Mosquito Rain. Oddio. Meatpacking district is no longer a viable resource. Perché si muovono così? Che succede? The shepherds had to grab some tourists. Poi quanto scordinata la voce rispetto a lui. Doesn't matter anymore. We're going public today and they'll be lining up at the gates after that. La signora è bloccata. Così. È una rapper anche lei. Loaded and out. This is the big one. Are the subway teams prepared? Signora, ma perché è così? Perché la signora è bloccata così? Che le viene a scoliome? È un casino! Get in there, you skills! That's oh, pensate per dire a qualcun altro. Ok. Non... Per completismo e approfondimento della storia. Sì, vabbè, ho capito. Cosa dobbiamo fare? Trova il modo di accedere allo scivolo di carico. È già una cosa troppo complicata per i miei due neuro. Vabbè, ho capito. Signore, ma che deve fare questa Madonna mia. No! La palla sulla bagigia, no. Dai, basta! Con ste mazze, tutti quanti con ste mazze in mano. Aia, che male! Perché mi fanno tutti malissimo? Io sono l'unica a non far niente. Vai via! Perché è questo con la pistola che mi fa male. Ok, devo salire, forse. Proviamo a salire. Perché tanto qui ne troverò altri 185. Quindi io continuo a succhiare. Mi fa troppo ridere il suono. Non ci posso fare niente. Dove devo andare? Pronto? Sono qui per interrompere i flussi. Ehi, buo! Che fa? Ma ti sei teletrasportato apposta, papà? Bravo! Bravi, però! Lei intanto fa ancora suoni astruti. Scusatemi! Devo andare dall'altro lato? Grazie mille per avermi portato il fatto apposta. Possiamo andare avanti. Bene così. Ok. Rain, io non so se stiamo andando dalla parte giusta, però io penso che tutte le strade portino a Romolo. Quindi... succhio lui e vado avanti. Che non si sa mai. Toh. Madonna mia, queste scene. Capito? Ma quanto volo dell'angelo. Che è successo? Chi è?
E che devo fare? Devo premere i pulsanti? No? Non ho capito. Ma perché non capisco? Non ho capito. I flussi si interrompono ma mai si incrociano. Ecco, tornata dal recupero bestia, si era scaricato il telefono. Oh no! Si vede che sei di Milano Nord, hai nominato la famosa stazione Romolo Fiera. Si vede, vero? Eh? 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 Ragazzi, è spostato il fatto apposta, io non ho capito. Che devo fare? Mi sto spostando da una parte all'altra. Cioè, mi sto soltanto andando ad acciuffare la gente per succhiarla. Però non ho capito per quale motivo. Che pro. Ah! Ah! Tutto torna. E mo devo scendere, suppongo. Credo. Devo scendere e mi devo infilare. No! Sì! Ah! Eccolo! Devo scendere e mi devo infilare qui dentro. So they're grinding up the street trash, channeling the blood into vats and pumping the rest out of sludge. Ma che schifo! Yeah, I'd say so. They're infusing the blood with chemicals. Weird, arcane stuff. It all pumps into the tower in the center of the compound. Ma che schifo! Gain access to the tower from the roof of the building you're currently in. Cioè, prendono le prostitute con i vagabondi e le spremono per fare il succo di vampiro? Potenziato, manco normale. Non mi piace la trama di questo gioco. Per quale motivo? Perché non c'è? No, dai, in realtà c'è. Lei vuole evitare che ci siano dei vampiri, più vampiri di lei. Perché lei vuole essere l'unica umaronna. Stavo per cadere sotto. Vuole essere l'unica vampira sulla faccia del creato. Dove sto andando? Madonna, Rain, non ho idea di dove ci siamo sbattute. Ehi, perché ogni volta che mi giro c'è un uomo con la mazza pronto a prendermi ammazzate in faccia? Ora, io ho capito che devo salire. Sali sulla torre del sudario, quindi devo salire, non devo scendere. Quindi ho già sbagliato. Anna! Che dolore per quanto! No, you, la signora col culo! Lei sì, certo. Oh no, questi sono veramente come i napoletani che si incazzano e fanno ti aspetto fuori. E poi giù va, prendimi l'orologio. Francesco, pigliami la catenina. Pasqua, mandinimi le scarpe. Però loro sono già nude, quindi non hanno niente da togliersi. Va bene, zero. Questo al tatuatore gli ha portato una giffa. Sarebbe stato molto bello. Va bene, lei ci aspetta sopra, quindi perché farla aspettare? Andiamo sopra. Signora, mi sa dire di qua? Dai, fammi passare che c'ho l'appuntamento. Ho prenotato. Fammi andare via. Allora, posso andare? C'ho la signora che mi aspetta. Quindi il fatto che era nuda era lore. Esatto. Che mi ride quest'altro, ma stai calmo. Ora, non è da qui che dobbiamo andare. Ci sarà un sopra più sopra. Che paura! Well, you certainly have been a pain in my ass. Ma perché è sempre più piegata? Ma dai! Tesoro, sto arrivando, dammi il tempo, sempre a farmi le minacce di morte qua. Dove devo andare? Ne cretina! Se mi dai una scala, quantomeno! Deficiente! Ma perché lei è bloccata? Vabbè, non c'era bisogno di dargli uno schiaffo comunque al ragazzo, eh. Madonna mia! Let's go. Vabbè, ho capito, mi devo via capelli con questa, mo. E diventa un nuovo episodio di Brenzole. Vabbè, andiamo, pieniamoci a capelli. Ma che pose strane, è sempre in posa per fare le foto. Sì, però come un rapper di bassa lega. Be quiet, Victor. We saw the mistress. She came this way in a black. The mistress, boy. So what else is new? So, how do we bring this thing down? Gotta stop them from releasing this shroud. Well, we can't be sure.
It's my best bet that we can locate the machinery powering this thing's output of shroud. Perché devo sempre rompere le cose? Systems, we should disable this tower. Ah, here's something for you, Rain. Seems your playmate is headed for the roof. Hear that, Feral? I'm coming to get ya. Sì, ho capito, ma noi stiamo salendo da 3 ore, ma è posa woman. Lasciati che è una brutta bestia. No, raga, ma seriamente, brutta. Nuovo potere sbloccato, tatuaggio animato dilatato. Sto rimpiangendo la trama del film. Non si dice mai, Zenki, questo. Questa è l'unica cosa che non devi mai dire. Questa proprio, ti posso perdonare tutto, tranne questa. Allora, io vado avanti. Succhio un po' qua, succhio un po' là. Guarda questo, perfetto. Sì, sì, lo prendi a capate, vai, vai, vai. Che io ho bisogno qui. Signore, scusi, tanto comunque c'aveva la mazza in mano, quindi... Ok, devo... Non so che cosa è successo. Pronto! Madonna, che paura! Ma voi siete dei deficienti, ma io non posso fare questo tutte le volte. Cioè, non so, ormai non so più che sto facendo della mia vita. L'ho sempre sostenuto che sono belli, ma siete degli sporchi proprio, dovete smetterla. Ok, questo sale. Quindi io devo solo salire. Vabbè, io continuo a salire e succhiare. Quindi... Magari arriviamo su con anche dei proiettili giusti per poter menare duro. E non farci far male. Siamo a 33 per ora. Lui con lui incastrato lì dentro. Che era sto ruggito terribile. No, dai, ti prego. Ma non posso prendere a capelli la signora. Ehi, ho capito. È arrivato l'arrotino qua. Ma stai ma stai calmati. No, no, mannaggia tutto. Vai, vai. L'attacco di culo. Ehi. È sempre... No, Rain, dall'altro lato. L'attacco... Sì, smettila di dire sempre le stesse cose. L'attacco di culo. Bravissima, Rain. Non so come stai facendo, ma stai facendo qualcosa. Ed è anche corretto. Strano, ma vero. No, 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 no. No, 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 no. Rain, sei stata brava fino a mo'. Ya, ya, ya. Ya, mamma. No, no, è sbagliato. Rain, non proprio sul calcio d'angelo. Ti prego. Bravissima. Fatta. Easy. E mo'? Devo salire? Suppongo di sì. Permesso, dovrei salire. Oh, no. No, aspetta, pronto. Ma chi? Devo fare... D'altronde, anche io, diciamo, non è che brilli per intelligenza. Devo... D'altronde, dicevo, non è che io brilli per intelligenza. Devo salire dalle mazze? Ok, devo salire dalle mazze. Va bene. Non ridete, ma siete delle persone orribili, proprio. Devo andare di là, suppongo. Allora, Rain, ti devi girare, zia. Bravissima. No, no, mannaggia, hai sbagliato tutto. Vedi, quello è un attimo. È un attimo. Ma lei, tra l'altro, con la punta del tacco... Salgo così? No! Aia! Il piede di Porcel! Allora, signore, si alzi un attimo, in piedi, forza! Al volo! Madonna, che dolore! Ma l'altro si è buttato da solo, però, dai, vostro onore! Ma non è possibile! Ma che mi ridi, imbecille, che te sto pure a succhiare! Stai gai! Vabbè, non discuterò su questi suoni abbastanza provocatori, però... Va bene. Pronto? Ma sei scemo? Ok, mi devo attaccare alle mazze. Quindi mazza 1. Mazza 2, sali su Rain. Rain, girati. Ok. No, ho sbagliato. Va bene. Mazza 1, mazza 2. E sono arrivata. Fatto!
suoni sto sentendo, aiuto! vabbè, questo è... ho capito! C'è bisogno anche meno la prossima volta, Dio santo! Mo ti voglio. Ragazzi, c'è un su più su di questo. Dovrò andare lì sopra, no? Sì? Poh. Qualcuno mi dia una mappa. Allora, se premi il tasto per sparare mentre Suki ti ricarica le munizioni. No, però le sta ricaricando. Cioè, lei sta ricaricando già le munizioni. In realtà è già... Ok, credo. Sì. Apro la porta. Non apre la porta. Non è uno che apre la porta. Fatto. Bello, mi è piaciuto. Non so che cosa sia successo lì, però posso passare di qua. Posso? Che? Bello però questo modo per prendere i proiettili. Adesso penso che siamo al massimo, quindi non me li fa mettere più. Catwoman Docet. Vabbè, ho capito, però anche meno. La porta qui è chiusa. Noi siamo sulla torre più alta, ma con questo arriviamo ancora più su. Basta, signori, quanti piani ci sono? No, mannaggia. La mia ombra che ha fatto un giro da sola. Va bene. Non so. Cosa sta succedendo? Mannaggia tutto. Signora? Questo rallenti? Oh no. Signora ha sbattuto fortissimo con la testa contro il muro. Mi sa che si è fatto male, raga, qualcuno chiama un'ambulanza. Ma io non voglio avere persone sulla coscienza, basta. Sono una brava persona io. Allora, Rain, tutto a po', piano, piano mamma. Di qua. Yuhu! Salgo. Ancora di più. Va bene. Possiamo licenziare il direttore delle immagini. E mo? Non vedo. Dio, che posto terribile per una Sbrosfeist. Cioè, è veramente il peggior luogo mai esistito al monte. Ora, succhio un po' a te. Butto un po' via. Succhio un po' a te. Butto un po' via. Non vedo minimamente dove devo andare, quindi suppongo di dover andare di qua. Some enormous machinery. They must be pushing Shroud up the length of the tower. See if you can find a way to disable them. Che devo fare? Scusami. Fai collassare i polmoni. Boh, capito. Piglia questo e lo butto là dentro. No, più o meno. Piglia questo e lo butto qua dentro. No, non funziona. Marisa! Marisa, come funziona? Prendo questo e lo butto qua sopra. Va bene? Funziona! Funziona, signori, funziona! Oddio, non respira! Dottore, chiami un dottore! Preso! Di là! Due! Madonna! Aiuto, aspetta, scusa! Arrivo! No, lasciami! Lasciami! Lì! Ma non si è attaccato? No, ma non si è attaccato, vostro onore. Aspetta. Attaccati. Vai. Sparato. Più o meno. Male. Zio, ho capito, ma la mira lì non è colpa mia, eh. Ho capito, però la mira lì non è colpa mia. Cioè, non te la puoi prendere con me. No, questo viene sparato via. Ahia. Che? T'attacco qui sopra. Vai. Raga, ma non è colpa mia se spara male. Dai, guarda lì. Non è capace. Che? Natch. Volato male. Ce ne sono altri? Prendo. Attacco. A cazzarola. Al volo. No. Attenne. Sì, vabbè, ho capito il salto dell'angelo lì.
E vabbè, vabbè, boccia, cuore proprio. Attacca! Qualcuno mi dà altri due signori? Grazie mille. Ok, la sigaretta ha sigarettato. Vieni di qua. Perfetto. Ma non vale, protesto. Sì, mannaggia la miseria. Ma dai, stavo andando benissimo. Sdegete. Stagatastete. Fatto. Entrato. Gol. Dai che c'è. Ma è anche un uomo ragno, lei è un po' tutto. Noi abbiamo fatto con la serie di un traversa, gol, ma è diventata una partita di calcio. Io intanto succhio un paio di loro perché non si sa mai, potrebbero servirmi. Devo salire? Sì, perfetto. Ciao Ruka, ma buon lavoro! No, basta! Che balle! Sì, vabbè, ho acchiappato a tutti quanti. No, ti prego, ditemi che posso salvare prima della boss fight, perché altrimenti veramente... Cioè, fanno dei livelli che praticamente durano 30 secondi e altri livelli che durano 25 minuti e tu non sai mai quando fermarti. Rain, per favore, dai, speedrun, meniamo fortissimo a questo e poi salviamo, perché io sono sicura che ti faranno salvare, perché il gioco è fatto bene ed è molto buono con te. Prendilo sempre di culo, benissimo, non proprio, però va bene, ce lo facciamo andare per buono. Rain, però, a mamma, ti blocchi sempre verso la fine. Ok, fatto! Ciao Alex, mua! Si allungano pure le mani. Not without a little parting gift. Oh no. Vabbè, esploso tutto. E quindi vado di qua. Salgo, Maria Teresa! No, non è qui. Ma stai fermo! Oh. Allora, c'è gente che mi spara. Se lui si alza, magari soffio un attimo al volo. E che cosa devo fare? Raggiungi la cima della torre. Di qua? Ah sì, c'è il palo! Arrivi! Rain! Il palo! Madonna. Raga, ma ci sarà il palo? È un palo quello, no? Non è che lo vedo io male. È un palo fatto davvero sul serio, a forma di palo. Non è un palo finto. Chi ha fatto palo? Posso entrare da qualche altra parte? No, perché lui ha detto, no, boh, io me ne vado. Perché lei si blocca? Dai, Rain, lo vedo, lo so che lo sai, ma fra l'altro lei si blocca, vedi là, a mezz'aria. Dio santo. La tristezza, proprio. Mannaggia. No, allora, sembra un palo, però non è il nostro palo, a quanto pare. Se mi metto qui, no. Io secondo me devo saltare di qua. No, nemmeno. Perché qui c'è un altro palo. Ma non sono pali da salire. Quindi non... Oh no, ragazzi, aiuto. Siamo a tanto così dalla fine. Non possiamo finirlo. Vi prego. Dov'è che si esce? Voglio uscire? Devi uscire! Le reti delle ventole. Ci ho provato, però mi ha... Non è che devo salire qui sopra in qualche modo? Cioè, perché qua c'è un qualcosa di rotto. E vedo che lì sopra si può salire ancora. Cioè, tipo, qui sopra si può salire ancora. Però le reti delle ventole non mi fanno andare. Se fai il wall jump dove ci sono le tubature... non mi fa andare. Ma Rain, sei una grandissima slovacca. Sei una grandissima slovacca. Ma si incatasta la signora! Mi sembri veramente la sorella del biscotto. Grazie, amici.
Ci avevo pensato, però non mi faceva andare. Quindi ho detto, secondo me non si può fare. No, 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 Rain! Torniamo a noi! Eccomi! Scusa! Dove posso... eh? Chi è? Dov'è? Allora, qui c'è un... oh no! Non c'è più alto di così! Qui sopra? Devo entrare nel tubo? No! Musica d'ascensore! Tu 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 tu! Raga, ma più in alto di questo non si va! Ah, aspetta, forse ci sono dei pali qui sopra che io non riesco a prendere. Uè, Gumbo! Chi è? Tornato nel Philip! Fantastico mondo dei Pepsomani! Che torna! Salve, dottoressa. Mi raccomando, li succhi tutti. Cioè nel senso vampirico del termine. Ci provo! Non so dove andare! Che spaccino, Philip! Bentornato! Bentornato nel fantastico mondo dei Pepsomani, signore! E provo a salire da qualche parte, non lo so dove devo salire. Balupa! Non riesco ad andare. Dai, però sto livello mi sta veramente abbuffando la Waller. Allora, a parte il fatto che mi hai fatto veramente la Waller alla pizzaiola, dove sei? Dove sta sto sfaccimmo? Non posso nemmeno sparargli allo sfaccimmo. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Brain, sparami. Mannaggia, faccio una strage! Maronna, che decombino! Affanculo. Oh, perfetto. Allora, qui credo che ci sia una mazza. No? No. Secondo me è di qua. Ok. Benissimo. Benissimo. Riconoscere le mazze in questo posto penso che sia la cosa più complicata dell'universo. Madonna, Rain, però... girati dall'altro lato a mamma. E credo che tu debba saltare di là. Ok. E poi di qua. E poi su. Ma chi è che ha fatto questo livello? Ma deve veramente venirgli la cacarella. Ma gli deve venire la cacarella. Ma dove devo andare? Che questa mi sta facendo. Ehi, è quell'altro che si è suicidato. Madonna sa, non lo so dove devo andare, ragazzi, io non lo so, eccala. Mi viene da piangere. Mi viene da piangere. Sulla corda dietro di te c'era una corda? È lei che non si attacca. Rain. Rain. Rain, zia. Rain. No, Rain, brava. Perché praticamente non interagisce, ho capito che non interagisce se non giri la telecamera nel verso giusto. Quindi tu devi interagire con il posto giusto al momento giusto. Devi muovere la telecamera nel momento... no, allora sì, mannaggia. Te lo buco sto pallone. Alzati, alzati, muoviti, toh, così ti succhio pure al volo. C'era un palo poco più sotto, ok. So spesso in lore che purtroppo non posso supportarla con le sub perché sto cercando di supportare un caro amico con il mio col Prime. Ma grazie a Aiden's Place sono tornato nel fantastico mondo dei Pepsomani. Ma Rusty, ma non ti preoccupare! Ma bentornato nel fantastico mondo dei Pepsomani. Ma ragazzi, non vi dovete minimamente preoccupare. Mannaggia, bubba! Sapete di cosa dovete preoccupare? Di questo gioco di merda! Che questo gioco... mannaggia miseria! Allora, andiamo con calma. Io so che la calma è la virtù dei forsi. Quindi forsi ce la facciamo. Allora. Raga, c'è un palo lì sopra. Però io là sopra non ci arrivo. L'unica cosa che posso fare è attaccarmi al palo. Allora, lei salta di qua. E si attacca qua. Poi io da qua mi attacco al palo. E fin qua ci siamo. Da qui... dove vado? Lì di fronte? Ah, questo palo che scende, forse. Ah, sì. Ma devono fare veramente una brutta fine, guarda. Devo scendere di qua, mo? Mo che ne so?
Devo scendere di qua. Qua il coso è rotto. L'ascensore è rotto. Aiuto, madre. Madre de Dios. E il pollo diablo. Ma vado a destra o a sinistra? No, destra, a sinistra no, perché cado giù. Però posso andare nel buco qui. Allora, entro nel buco col blu o provo a salire sull'ascensoris? Sull'ascensore. Perché sull'ascensore ci sono le griglie. E quindi io mi devo attaccare alle griglie e saltare da una griglia all'altra, perché io comunque devo salire. Brava Katia, stai cominciando a ragionare. Vedo che Sherlock Holmes ti fa un baffo. Sì, sì, succhiami sta grandissima ceppa di mì. Non è vero, non lo dite a caso, bambini, non si fa. Ma che mi ridi? Ma che mi ridi? Cosa mi ridi? A parte il fatto che sembri la copia brutta di Deadpool. Devi stare molto calmo. Dai, ti prego, ditemi che è finita questa tortura. Salvo? Non salvo. Marone. Ehi, vabbò. C'era bisogno di questa scena comica? Secondo me non c'era bisogno. Giusto per farmi girare l'angolo e farmi andare avanti. Va bene, figurati. Allora, no, sì, tu ti levi. Allora, anche tu. Non è che mo a uno lo faccio passare e l'altro no. Tu invece vieni qui. Va bene? Benissimo. Tu prendi, voli per aria, perché mi piace farti volare per aria, e va bene. Ciao, Zofferino! Buon pomeriggio! Raga, basta, non ce la posso fare. Di qui! Lo succhio! Non è vero, prendevo in giro. Vado dall'altro lato? Sì. Sì, guarda quell'altro che ha provato a piede di porcarmi da 7 km di distanza. Ma io ti lancio un cadavere in faccia. Ti permettere mai più. Quanto è alto questo edificio? Raga, è un quarto d'ora che stiamo salendo. Basta. Cioè, a una certa anche basta. Ma che posto è? Ma perché? Maronne! Ci sarebbe una cosa. Tatti zitta tu! Ciao Salvo! Buon pomeriggio! Ti piace Blood Rain? Anche a me! Il gioco preferito! Raga, qualcuno mi venga a salvare, perché sennò vedo una mazza! Non è vero. Ma perché non sale sta cessa? Non è vero, non dite. Non dite. Non sale. Non sa, raga, non sa. Io non so, perché poi mi fanno tutto uno schermo nero dove non si vede nulla. Io cosa devo guardare? Io cosa posso guardare qui? Le buba. Ecca. Oh, ah, ba, fa, finito. Vabbè. Oh. A posto. E adesso rimaniamo così. Vabbè. Oh, posto così. Mi ricordo benissimo quanto bestemmiavo mentre ci giocavo. Beh, io sono veramente a un passo, amico mio. Sono veramente... Allora, lo dico. Sono veramente ad un passo. Gran passo. Exotic Mind piace questo elemento. Eccola, vai. In movimento. Ah, devi stare molto calma. Deficiente. Basta. Quello, certe volte serve soltanto fermarsi. Scusami, chi che spara? Ma da dove stanno sparando? Ma soprattutto io devo scendere qui giù? Sì. Maronna. Dove devo andare? Ah, qua era. Ok. Per i posteri nei secoli dei secoli, amen. Vabbè, subito. Qualcuno mi può tradurre per cortesia? Meglio di no.
Raga, io voglio solo finire questo livello. Poi voglio... Poi basta. Cioè, poi basta. Voglio solo finire questo livello. Vi prego. Come faccio? Ah, perché lei doveva saltare sul palo. Vabbè, ho capito. No, Rain, allora... piano quando salti. Piano quando salti, a mamma. Che tu ogni volta che salti è sempre un casino. Benissimo. No, tesoro, non devi andare di là. C'è una corda, ok. Benissimo, brava mamma. No, salta. Ok. E stiamo salendo ancora di più. Toh. Raga, abbiamo finito. Ehi, che mi ridi? Eccala. Non ridere. Mi danno fastidio le persone che ridono. Ti succhio. Ah, fuori uno. Tiè. Accetta questo. Vai via pure tu, imbecille. Salgo? Credo. Non lo so. Te ne restano mille di piani. Piano 114. Sì, anche io comincio a vedere una metà, una bomba enorme. Ragazzi, ma è ancora lungo. No, raga, ma seriamente? Gli devo far esplodere il cuore. Che devo fare? No, ma io mi ammazzo. Mi ammazzo, faccio prima, raga. Basta, ho chiuso, ho dato. Dai, a un certo punto penso che... Ho dato. Non posso. Più di questo non posso. No, facciamo così, fermi un attimo. Ma stai calmo, deficiente. Ah, perché devo farmi un'altra sbross fight. Cioè, questo mi stai dicendo. Ma stai, fammi succhiare almeno. Ehi. Allora, se muoio qui e mi fa rifare tutto da capo, ammazzo gli sviluppi. Non è vero. Niente, vabbè, sono morta, dai. Sono bella che è morta. Ok, perfetto. Allora, siamo morti. Siamo morti. Fermi tutti. Sì, vabbè, lei ci vede il pattern. Stai calma con i pattern. Allora, amici, guardate questa scena. Sappiate che domani, cioè il prossimo BPT, questa scena non ci sarà. Perché adesso non chiudo il gioco. Non chiudo il gioco. Lo faccio andare avanti e lo faccio un attimo offline. Perché tra poco ho bisogno di prendermi una pausa. Perché altrimenti spacco la cava a Blood Rain. Quanto sfaccimmo è lungo! È lungo! Troppo! Abbiamo letteralmente fatto 25 livelli di 30 secondi! Ma perché? Ma perché?